7 miliardi di ricerche su Google ogni giorno, no? E la domanda spontanea è: dove erano prima di Google queste ricerche? Erano dentro di noi, erano latenti, c'era latente questo bisogno di fare queste ricerche. Google semplicemente ci ha aperto la strada, Internet ha disintermediato il modo con cui accediamo all'informazione, ma soprattutto la rete ha aperto un nuovo mondo, quello che oggi chiamiamo il mondo dei social network, che sta veramente scardinando il modo con cui noi studiamo, giochiamo, lavoriamo e quindi viviamo in generale. Il mondo dei social network è questo nuovo, così, sono tutte queste nuove applicazioni che abilitate dalla rete permettono di interagire in tempo reale con milioni di persone nel mondo, se vogliamo qualche decina, che hanno interessi simili a noi, ci permettono di esprimere la nostra opinione, permettono di fare ricerca anche scientifica, ricerca tecnologica in maniera più veloce. Questi social network poi sono partiti molto nell'area entertainment all'inizio, quindi sono nati, c'è questo MySpace che è diventato virale, YouTube, e chi più che ne ha meno, io credo su qualsiasi giornale potete leggere di queste cose. E poi è nata una cosa nuova, che forse la possiamo chiamare il nuovo web, il web tridimensionale, il web vero, quello che chiamiamo Second Life. Questo ambiente virtuale dove noi ci creiamo la nostra identità, un avatar, se vogliamo è uguale a noi, se vogliamo è diverso da noi, e con questo viaggiamo in questo villaggio globale. Prima il villaggio globale di Internet era molto così virtuale, era ancora più virtuale di quanto Second Life ci faccia vedere, cioè navigavamo in un villaggio di informazioni. Adesso con Second Life camminiamo, troviamo dei negozi tridimensionali, troviamo le aziende, abbiamo anche qualche ministro del nostro governo che ha aperto la propria isola, varie aziende, tra cui la nostra, hanno aperto le cosiddette isole, quindi è un modo per entrare in contatto con altre persone, ma anche con altri enti e aziende. Quindi, come vedete, la rete ne sta tirando fuori tutti quello. Voi pensate, Second Life, a giugno dello scorso anno, nel mondo aveva 250.000 abitanti, adesso si chiamano abitanti, una volta si chiamavano utenti, adesso siamo già passati all'abitante. A dicembre di quest'anno erano già 2 milioni. Io mi ricordo, ho fatto una presentazione a marzo dicendo: ah, siamo già arrivati a 2 milioni, no? E poi per fortuna ho detto: ma questo dato è obsoleto. Infatti, adesso scopro, per prepararmi per fare questa piccola introduzione, ho studiato un po', ho visto che a marzo erano già 5 milioni. Quindi il dato che io ho detto, che era aggiornato un po' con i metodi un po' tradizionali di aggiornamento che ancora abbiamo, magari più rapidi di una volta, ma sempre ritardo, era già obsoleto in 2,5 volte. No? Quindi, come vedete, le cose cambiano e ci siamo accorti cambiano molto rapidamente. C'è il professore Vito Di Bar che ama dire che l'innovazione ha il passo del giaguaro, cioè il giaguaro fa l'agguato molto da lontano, tutte le innovazioni partono in tempi molto lontani, il giaguaro striscia nella savana, nell'erba alta, vede la propria preda da lontano, ma non succede niente per anni, comunque per lunghe ore, il giaguaro segue anche per una giornata la propria preda. Poi si avvicina, quando è pronto, quando è vicino, si ferma a un certo punto, si china, tende i muscoli e poi balza. Quando balza è troppo tardi. E noi abbiamo visto queste innovazioni che oggi stanno entrando nella nostra vita, sono entrate repentinamente. Vi ricordate, Internet è nata velocemente, poi si è fermata. Nel 2001 si è fermata, come il giaguaro quando arriva è vicino e si ferma. Adesso esplode, sono esplosi tutti i social network, YouTube, il fatto di poter mettere dei video, diventare fornitori di informazioni. Abbiamo decine, e tra poco qualche centinaio, di milioni di persone che mettono proprie informazioni a disposizione di tutti. Allora, questa qui rappresenta una grande opportunità, ovviamente per tutti noi, delle grandi, anche delle grandi sfide, anche dal punto di vista educativo, sociale, ma anche opportunità e sfide per le aziende,
per le pubbliche amministrazioni che devono colloquiare con i cittadini, che quindi hanno bisogno di usare metodi sempre più efficaci in termini di velocità e in termini di qualità. In più c'è questa generazione Y, che sono i giovani, quelli che hanno studiato, sono entrati nel mondo del lavoro dopo internet, le persone che sanno usare questi strumenti, che non sono più protratte come me, che sono pre-internet, non sono più protratte.